Buongiorno e benvenuti. Tutti noi abbiamo sentito almeno una volta parlare di terre rare, ma in pochi sanno esattamente che cosa siano, perché siano così importanti e come ci si possa investire. Oggi ne parliamo con Alessandro Rollo, Product Manager di VanEck. Ecco, Alessandro, partiamo proprio dalla base. Ci puoi spiegare brevemente che cosa sono le terre rare, dove si trovano e perché sono fondamentali per l'economia mondiale? Sì, allora, le terre rare sono un gruppo di 17 elementi chimici presenti sulla tavola periodica ed accomunate da proprietà chimiche simili. La denominazione rare non deriva dal fatto che è difficile trovarle nella crosta terrestre, quanto al fatto che è difficile trovarle in quantità sufficientemente abbondanti da rendere il processo di estrazione conveniente da un punto di vista economico. Inoltre, sono spesso mischiate. Si trovano spesso mischiate ad elementi radioattivi, il che rende il processo di estrazione ancora più difficile e complesso, cosicché sono veramente solo pochi player altamente specializzati a poterlo realizzare. Passando al perché le terre rare sono fondamentali per la nostra economia globale, la risposta risiede nelle loro proprietà chimiche, quindi parliamo di proprietà magnetiche, luminescenti ed elettriche. Le terre rare sono infatti utilizzate alla luce di questa proprietà nella maggior parte dei dispositivi elettronici di uso quotidiano, da telefoni, computer, monitor, ma anche sistemi di difesa, laser, LED, ed inoltre trovano applicazione anche nella transizione energetica. Sono infatti ampiamente utilizzate, ad esempio, nelle turbine eoliche e nelle batterie dei veicoli elettrici. Ecco, ora l'investimento in terre rare fa parte dei cosiddetti investimenti tematici. Voi lo sapete bene, in quanto VanEck, tra i tanti ETF tematici che propone, ne offre anche uno specifico appunto sulle terre rare. Ecco, che tipo di aziende troviamo all'interno di questi portafogli? E allora, le aziende per poter ottenere esposizione alla tematica delle terre rare sono quelle coinvolte principalmente nella loro estrazione, lavorazione e raffinazione. Si tratta principalmente, diciamo, in media, di aziende dalla media capitalizzazione di mercato, in particolar modo australiane, cinesi, Stati Uniti e canadesi, rispecchiando un po' quindi, le zone geografiche dove si trovano la maggior parte dei giacimenti al momento. E le quali aziende sono spesso coinvolte anche nelle estrazioni di altri metalli strategici, come ad esempio il litio. Queste aziende presentano un profilo di tipo growth, nonostante recentemente abbiamo comunque assistito ad una contrazione anche considerevole delle valutazioni e allo stesso tempo un miglioramento notevole dei principali margini e delle principali metriche di profittabilità. È importante sottolineare che quando si sceglie queste aziende, bisogna assicurarsi che esse effettivamente derivino una parte consistente dei ricavi proprio dalle terre rare, in modo da assicurarsi un approccio di tipo pure play, a questa tematica. Ecco appunto, se andiamo a analizzare l'andamento di queste strategie negli ultimi 2 anni circa, vediamo che le performance sono state in generale deludenti. Siamo all'incirca al meno 8% quest'anno dall'inizio dell'anno, nel 2022 meno 27%. Quali fattori hanno pesato sulle terre rare in un momento in cui in realtà il settore delle commodity, preso in generale, ha beneficiato del picco inflazionistico? È vero, sembra un po' un paradosso questo della performance, perché abbiamo assistito ad un regime inflazionistico elevato che a livello storico ha molto spesso beneficiato appunto l'asset class delle commodities. Non è stato così per le terre rare quest'anno e a nostro avviso ci sono diverse spiegazioni. La prima risiede nel fattore Cina, quindi nel rischio paese Cina. Come dicevo prima, numerose di queste aziende sono attive proprio in Cina, sono quindi impegnate nell'estrazione, lavorazione e raffinazione di terre rare in quel paese e quindi senz'altro possono aver pesato tutte le notizie negative, che sono emerse in merito alla Cina. Parliamo quindi, dalle paure di un regime deflazionistico che sta emergendo, piuttosto che l'implosione del settore immobiliare. Insomma, tutte queste notizie possono aver spaventato gli investitori, i quali appunto potrebbero non aver deciso di investire in questo tipo di aziende. E in secondo luogo abbiamo anche il fattore rappresentato da molte aziende, come ad esempio la famosa Tesla, le quali di fronte a difficoltà sempre più grandi nell'ottenere le terre rare,
stanno cercando di trovare delle alternative. Per esempio, Tesla ha dichiarato pochi mesi fa di star cercando un'alternativa basata sulla ferrite per realizzare le batterie dei propri veicoli elettrici. Quindi, senz'altro, anche annunci di questo tipo, come ho detto, proprio dovuti alla difficoltà di approvvigionamento delle terre rare, possono aver pesato sul settore quest'anno. Ok, ora invece, insomma, per chiudere, da qui in avanti, qual è il vostro outlook per questo investimento tematico per i prossimi anni e quali sono i driver e le tendenze principali che voi vedete per le terre rare? Allora, l'outlook delle terre rare a nostro avviso resta positivo. Esse, alla luce delle loro proprietà chimiche notevoli, sono utilizzate in numerosi trend globali che daranno forma e influenzeranno le nostre società per le decadi a venire, a nostro avviso. In primo luogo, saranno un driver fondamentale della digitalizzazione che avanza sempre di più in tutto il mondo. Trovano infatti applicazione, come dicevo, in quasi tutti i dispositivi elettronici tecnologici di uso quotidiano, da computer, monitor, televisori, sono anche ampiamente utilizzati nel settore della difesa, che alla luce degli eventi del 2022, quindi lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, pensiamo possa crescere molto. Sono ad esempio utilizzati in sistemi di difesa, sonar, LED ed altre apparecchiature. Ed inoltre le terre rare sono molto utilizzate nella transizione energetica. Le loro proprietà magnetiche, in particolare, sono sfruttate da un lato nelle turbine eoliche e dall'altro nelle batterie di veicoli elettrici. Si stima infatti che laddove nel 2040 riuscissimo a raggiungere gli ambiziosi obiettivi degli accordi di Parigi, circa il 40% della domanda delle terre rare proverrà proprio dalle energie rinnovabili. Quindi, senz'altro, ci aspettiamo che negli anni a venire la transizione green sia un driver importante per la domanda delle terre Perfetto, grazie ancora ad Alessandro Rollo. Per Morningstar, Valerio Baselli. Alla prossima.